bentrovati tutti a questa nuova recensione e a questa nuova uscita di Warhammer Conquest. Come forse avrete già intuito dal preview, oggi non abbiamo grossissime novità a livello di miniature e non abbiamo grossissimo risparmio rispetto al solito sui colori e le miniature, ma abbiamo una succulenta novità. Qui si intravede già qualcosa, ma io direi andiamo a spacchettare tutto con violenza oggi. Ecco qua due colori, il Rakard Flash e il Mephiston Red. Il red mi sembra che fossero due colori che già visti, ma non vorrei sbagliarmi. Mi raccomando, ricicliamo sempre plastica. E andiamo a vedere il nostro amico Ian. Oggi non si sbilanciano troppo tra Chaos e Space Marine. E vediamo il nostro amico Ian cosa ci dice. Con questa uscita i tuoi modelli saranno ancora più belli grazie ai due nuovi colori con cui aggiungere dettagli. Il Rakard Flash è un bianco sporco che fa da base per tutto ciò che deve essere chiaro, come alcuni tipi di pelle. Il Mephiston Red è per le parti rosse, in genere elementi piccoli come le lenti dei modelli. Non farti scoraggiare dalle dimensioni dei dettagli, con mano ferma, punta sottile e poco colore sul pennello, scoprirai che sono più facili di quanto pensi. Buon hobby, Ian. Ok, qui parla solo ed esclusivamente dei colori. Qui abbiamo delle storie Space Marine, capitolo Army Requiem. Gale Blaster ce li spiegano, li abbiamo visti l'altra volta. Battaglie, ed ecco qua come sono schierati i nostri eserciti. E siamo solo alla 18ª uscita, quindi vi lascio immaginare il resto. E qui ovviamente ci fanno vedere dove e come mettere il rosso. Non male, dà un bel tocco. Ok, qui abbiamo le storie. Scheda personaggio. Ed ecco qua, dall'uscita 21 la battaglia prosegue su un pianeta, Corvon II. Nuovo tappetino, nuovi terreni e nuove missioni. Dall'uscita 21, ma ecco qua cosa abbiamo. Non ci sta. È veramente grosso. Abbiamo ovviamente una parte con gli elementi scenici, che sono quelli che poi riceveremo con tutte le uscite. E invece, come al solito, una parte vuota. Ovviamente è cartone, è piegato. Non è sicuramente un livello qualitativo immenso. Ma comunque questo qua, con tutte le belle miniature vostre pitturate sopra, comunque per il prezzo a cui abbiamo pagato non è da buttare via. Mi dispiace che sia un po' corta, ma questa volta era un'uscita di quelle, diciamo, un po' in perdita, tra virgolette. Comunque se vi è piaciuto e volete sostenermi, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e condividete e fateci conoscere la più gente possibile. Noi ci vediamo alla prossima battaglia. Ciao!